Abbiamo creato le condizioni qui a Lecce per avere un incontro istituzionale molto utile e proficuo e sono convinto che questa presenza non sia solamente un'opportunità per parlare di ciò che stiamo facendo, ma soprattutto di quello che insieme dobbiamo fare anche per il futuro. Un incontro istituzionale fortemente voluto dal ministro Raffaele Fitto, quello tra il Presidente del Parlamento europeo e le autorità politiche istituzionali del territorio, tenutosi all'interno della Sala degli Specchi della Prefettura di Lecce. Presenti sindaci dei 96 comuni salentini ad aprire i lavori del convegno dal titolo Next Generation e le sfide dell'Unione Europea è stato il prefetto della provincia di Lecce, Luca Rotondi, e a seguire il ministro per gli affari europei, il sud e le politiche di coesione per il PNRR, Raffaele Fitto. È proprio del beneficio apportato dai fondi europei che parliamo oggi. Qui a Lecce sono qui per constatare in prima persona come l'Europa contribuisce allo sviluppo delle nostre città e delle nostre regioni. Penso per esempio al progetto Scuole Innovativi che mira ad accelerare la trasformazione digitale nelle scuole italiane, alla ferrovia ad alta velocità che collegherà Taranto, Metaponto, Potenza e Battipaglia. Io ho saputo che sono disponibili 6 miliardi di euro per una linea di 87 chilometri. Farò un altro esempio al consorzio per la realizzazione del sistema Francavilla Fontana, che si occupa del recupero di spazi residenziali e della fornitura di dispositivi alle persone disabili. Allora, tutto questo volevo menzionarli perché è la prova che l'Europa sta investendo nel futuro dell'Italia. Raccordare le politiche di coesione con quelle del PNRR è stato il lavoro primario del governo con la Commissione europea, un lavoro che si è concluso con l'approvazione degli obiettivi riadeguandoli alle nuove situazioni storiche.